c'è di carne come nelle altre due gare. Guberti sta molto meglio, si è allenato regolarmente ieri e oggi, quindi sembra aver smaltito i piccoli fastidi che aveva. Per il resto, ieri e oggi ci siamo allenati quasi al completo, perché ormai abbiamo Mancini fuori ancora per un po', e poi c'è Manga che dopo l'intervento, credo che settimana prossima dovrebbe rientrare a lavorare con la squadra, però dipende da questi giorni come sta andando, ancora non ha fatto lavori di campo, sembra che vada abbastanza bene. La condizione di fidati a un turno, insomma, oppure tanto da questa No, parte. no, per me la partita di martedì inizierò a pensarci da domani sera, dalle 18. Oggi pensiamo solo alla partita con la Spal, credo che dobbiamo ragionare così. Non possiamo pensare a lungo termine, per noi lungo termine significa anche 3 giorni. Dobbiamo ragionare giorno per giorno, partita per partita. Più che mai questo campionato ci dice del grandissimo equilibrio, delle difficoltà che ci saranno ancora di più da ora in avanti, perché la lotta per i playoff si è allargata a almeno 12 squadre, la lotta per la salvezza rischia di risucchiare, di coinvolgere tante squadre, quindi ogni partita è veramente difficilissima, i risultati degli ultimi turni credo che lo dimostrino, sia nella parte alta, sia nella parte, diciamo, playoff o playout. Sempre, ogni settimana, insomma, si vedono cose abbastanza a sorpresa per chi non conosce bene il campionato. Invece, Spal e Benevento sono una rivelazione perché forse a luglio nessuno immaginava che potessero lottare o competere per qualcosa di importante perché ne hanno promosse. Magari le attenzioni c'erano più su Verona, Frosinone, Garbi, Bari, Spezia, insomma squadre che avevano già fatto campionati di B importanti o che erano retrocesse. Però gli organici del Benevento e della Spal sono organici, soprattutto hanno portato avanti la continuità. Più la Spal. Questo è il terzo anno che lavorano con Semplici, giocano sempre con lo stesso sistema di gioco, molti giocatori sono al terzo anno con lo stesso allenatore, quindi c'è proprio un progetto di continuità. E nel salto di categoria hanno migliorato i ruoli dove hanno trovato calciatori non solo di categoria, ma io dico anche qualcosa in più perché Antenucci, Floccari sono giocatori secondo me di categoria superiore. Hanno preso giocatori assolutamente affidabili come Schiattarella, come Arini, Del Grosso, insomma tanti giocatori che hanno portato esperienza e tanta qualità a un organico che aveva già delle idee molto chiare. Quindi credo che all'insegna della continuità si possa fare qualcosa di magari non immaginabile all'inizio, ma ci sono tante storie di squadre che hanno fatto scalate così, il Frosinone, il Carpi, anni fa ricordo il Modena, il Crotone, insomma squadre che nel corso del tempo, cambiando poco, dando continuità a un progetto tecnico, sono riuscite a raggiungere meritatamente qualcosa che gli altri magari fanno più fatica a raggiungere. Il Benevento è probabilmente quella che ha cambiato di più perché ha cambiato guida tecnica, ha cambiato sistema di gioco, però ha preso tanti giocatori, anche il Benevento, di assoluta affidabilità, perché Ceravolo è un top player per la categoria, Falco è un giocatore straordinario, Cinzà, Buzzeco, Di Viola, sono giocatori che in queste categorie possono spostare gli equilibri. Quindi credo che non siano sorprese, siano squadre che hanno lavorato con chiarezza, con un'idea ben precisa. E